6 scuole a tempo pieno con 6 diversi punti cottura. È il fiore all'occhiello della provincia di Brindisi, Carovigno. Quest'oggi inaugurato alla nuova mensa scolastica della scuola primaria Nicola Brandi, alla presenza del sindaco Mimmo Mele e di alcuni assessori. Sindaco, uno spazio confortevole, abbiamo visto bambini entusiasti nell'affrontare questa nuova mensa per la scuola primaria qui alla scuola Brandi. Sì, devo dire la verità, mentre su tutti gli altri settori noi cerchiamo di essere un'amministrazione virtuosa, questa è stata l'unica eccezione che questa amministrazione ha fatto sin dal primo momento, perché l'attenzione sulle scuole riteniamo per la nostra amministrazione un momento strategico, forse il più strategico della città di Carovigno. Con il preside Mario Pecere abbiamo pianificato e programmato una serie di interventi e devo dire che lì dove c'è attenzione, dove c'è onestà intellettuale e dove c'è da fare qualcosa che vada nella direzione della pubblica istruzione e l'attenzione che va direttamente sulla salute dei bambini, noi non abbiamo badato a spese. Fermo restando che abbiamo 8 centri cottura che sono assolutamente un lusso per un'amministrazione comunale e quindi dobbiamo capire se ci possono essere, diciamo, altri momenti per riflettere su questa cosa straordinaria che abbiamo. Purtroppo l'abbiamo a Carovigno, mi rendo conto che in tutta la provincia di Brindisi ci sono delle grosse difficoltà in questa direzione, noi riteniamo che su questo non vogliamo assolutamente fare un passo indietro. Rispetto, ripeto, alla salute dei bambini, abbiamo ormai delle mense che sono veramente ad altissimo livello e soprattutto abbiamo il mangiare che è meglio di quelle che sono le strutture e di quelli che possono essere gli arredi. Ci dicevano anche che chi preferisce gestire il tutto con un unico centro cottura che poi distribuisce i pasti in tutte le scuole si andrebbe anche a risparmiare, tra virgolette, il 40% rispetto a quello che in questo momento l'amministrazione comunale di Carovigno sta facendo, perché con 8 centri cottura per 8 scuole, insomma, è un bel sacrificio. Abbiamo fatto anche questa analisi e rispetto a quello che prima cercavo di dire, riteniamo che il 30-40% di risparmio sia una cifra considerevole, ma questa cifra è spesa bene, perché un solo centro cottura significa smistare il cibo cotto adesso per distribuirlo tra un'ora, noi riteniamo che possa incidere, diciamo, sulla qualità e sulla salute dei bambini. In questa direzione, ripeto, noi non intendiamo fare un passo indietro, useremo, diciamo, probabilmente altri metodi, altri sistemi per racimolare questi quattrini, che è un investimento importante, che oggi la mensa costa circa 500.000 di euro all'amministrazione comunale, ma riteniamo che sono quattrini spesi bene, dobbiamo solamente cercare di spendere il meno possibile, ma questo investimento è soprattutto l'altra indicazione che noi abbiamo dato come amministrazione, che i bambini devono mangiare tutti, nessuno escluso. Ecco, a proposito di questo, c'è un ticket, come funziona? Beh, un ticket rispetto al passato l'abbiamo diminuito, perché prima si facevano dei ticket giornalieri, oggi si fa un ticket mensile che è di 35 euro rispetto al ticket del passato che ammontava circa 50 euro, quindi noi abbiamo tolto i 15 euro che vanno a compensare le malattie, diciamo, dei bambini e vanno a compensare questo commercio, era quasi diventato un commercio, dei ticket che si distribuivano da uno all'altro. Naturalmente l'aspetto economico è un aspetto importante, quindi dobbiamo fare dei correttivi e comunque saranno dei correttivi, insieme anche ai genitori da stabilire, saranno dei correttivi che andranno unicamente nella direzione della tutela e della salvaguardia dell'istruzione e della salute dei bambini. Soddisfazione espressa anche dalla dirigente della scuola Brandi.
Sì, oggi è una giornata importante per il nostro istituto comprensivo Brandi Morelli, perché abbiamo realizzato un sogno, quello di avere finalmente un refettorio specifico per la scuola primaria. Negli altri anni hanno i bambini della scuola primaria del tempo pieno mangiavano nel refettorio dell'infanzia, adesso invece siamo riusciti, grazie in tempi brevi, grazie all'amministrazione, all'impegno del sindaco in prima persona e degli assessori, dei funzionari, a realizzare nell'ex aula magna della scuola primaria Brandi questa mensa specifica per i bambini del tempo pieno della primaria. È un risultato importante, speriamo il prossimo anno di poter far mangiare tutti i bambini della primaria al primo piano in questa nuova mensa, che ci sembra un risultato importante e che rientra in un discorso di attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti delle scuole dell'obbligo soprattutto, e quindi pensiamo di poter realizzare davvero un percorso formativo che possa dare il meglio sotto ogni punto di vista, non solo didattico, metodologico, ma anche organizzativo. La mensa è stata arredata con tavoli e banchi nuovi, adatti per la mensa, che sono adatti per bambini di scuola primaria, quindi è un risultato importante e speriamo che possiamo continuare, accanto a tutti gli altri interventi che stiamo facendo di riqualificazione degli edifici scolastici. Siamo orgogliosi e fiduciosi che possiamo continuare su questa strada.